Oggi vi racconto una storia, vi racconto come nasce un'opera d'arte. Nel corso degli ultimi anni c'è stata una vera rivoluzione tecnologica, ci sono alcuni elementi, alcuni prodotti che hanno segnato la storia della tecnologia. C'è l'Apple II che ha rivoluzionato il modo di intendere il personal computer, c'è il primo Macintosh Classic di Steve Jobs che ha portato un all-in-one trasportabile rendendolo un prodotto davvero unico e diffusissimo. E c'è poi l'iPhone. Mi ricordo quando è stato presentato l'iPhone 2, ero ancora alle superiori ed era un prodotto pazzesco, ma che non era assolutamente diffuso in Italia e quindi era una qualcosa di magico che veniva venduto in America. Is a revolutionary mobile phone. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. This is one device. And we are calling it iPhone. Nel corso degli anni successivi, però, con iPhone 3G e iPhone 3GS, c'è stata la vera rivoluzione degli smartphone per come li conosciamo. Io mi ricordo, ero al primo anno di università, avevo il Samsung Omnia i9000, pagato circa 400 euro all'epoca, ed aveva Windows Mobile 6. Era il top del top che si poteva avere al tempo. E mi ricordo l'estate del 2009, quando iPhone 3G era stato presentato nel 2008, quando sono arrivati i primi iPhone e i primi amici mostravano con orgoglio l'iPhone 3G. Io ne ho recuperato uno grazie a Nico Farella, l'ho rimesso a nuovo e funziona perfettamente ancora oggi. È un prodotto pazzesco, è un prodotto che ha rivoluzionato il mercato e che è stato quello che ha davvero rivoluzionato il mercato degli smartphone. Infatti, iPhone 3G ha venduto 15 milioni di esemplari, il 3GS ne ha venduti ben 30 milioni e sono diventati quindi i primi smartphone di massa. Mi ricordo infatti quanto mi bruciava aver speso 400 euro per l'Omnia i9000 di Samsung, che oltretutto aveva un touch terribile che ho rotto 3 volte. Mi ricordo i viaggi in assistenza quando avrei potuto acquistare l'iPhone 3G spendendo ovviamente qualcosa in più, però insomma una cosa che mi è bruciata dentro al tempo. Ma iPhone ha fatto la storia. Grazie all'iPhone 3G e 3GS abbiamo avuto una vera rivoluzione. L'iPhone 3G appunto introduceva il 3G, introduceva il GPS, le applicazioni, le app native su Safari e davvero tantissime cose. L'hardware era spettacolare, tutto girava fluidissimo e iOS 2.0 era davvero una bomba e io avevo ancora Windows Mobile 6.1 maledetto. Insomma, è una cosa pazzesca e devo dire che da quando ho recuperato iPhone 3G sono felice di riporlo nella mia cantinetta che vedete qua sopra. Definirla cantinetta è un po' forse esagerato, con altri pochi pezzi che hanno segnato secondo me la storia degli smartphone. Ho un Galaxy S1 e un Nexus 4 che sono stati quelli che hanno magari fatto la storia per il mondo Android. Quando Grid Studio mi ha chiesto se volevo una loro opera d'arte, non ho potuto rifiutare e parlo di questa opera d'arte qua. Parlo di un iPhone, in questo caso un 3GS smontato, pulito, ritirato a lucido ed incorniciato per creare questo quadro. All'interno di questo quadro, infatti, troviamo un iPhone 3GS smontato in tutti i suoi componenti. Ci raccontano alcuni piccoli dettagli, come il fatto che S volesse dire speed, velocità, che fosse stato commercializzato a giugno 2009 e che avesse venduto ben 1 milione di unità, un numero pazzesco per l'epoca, nella prima settimana dal lancio. All'interno del quadro troviamo tutti i componenti con le didascalie che ci spiegano e ci raccontano la storia di questo prodotto. Possiamo ad esempio vedere il motorino della vibrazione, l'antenna del 3G, tutti i componenti, il bilanciere del volume, la fotocamera, il tasto home. È davvero pazzesco vedere
com'è evoluto l'iPhone. Io sto girando un video con iPhone 12 Pro Max e vedere l'iPhone 3G e l'iPhone 3GS mi fa fare un tuffo nel passato. Sono davvero felice che Grid Studio mi abbia mandato questa opera d'arte perché mi è piaciuta tantissimo. Se non vi dispiace, adesso vi saluto perché ho una parete da forare e devo trovargli un posto in casa perché non posso non esporlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi chiedo la cortesia di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al nostro canale e lasciare un bel commento se volete vedere altri video come questo.